Ciao a tutti e bentornati al Ci vediamo lunedì. Oggi puntata numero 131, parliamo del patentino obbligatorio degli affitti brevi nel nuovo regolamento europeo. Ne parliamo come sempre col dottor Ivan Giordano. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti. Buongiorno Ivan, giurista d'impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre, prima di iniziare l'argomento di questa puntata, vi invito a seguire il nostro canale YouTube, quindi a seguire il canale ICAF TV, attivando semplicemente la campanellina in alto a destra, riceverete ogni volta un avviso circa un nuovo contenuto pubblicato appunto da delle nostre trasmissioni. Quindi se volete rimanere sempre aggiornati e sintonizzati, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Bene, quindi oggi parliamo appunto di questo patentino obbligatorio. Infatti il 29 febbraio 2024 è stato approvato il nuovo regolamento europeo che interviene in questo caso anche sul settore degli affitti brevi, prevedendo appunto un patentino obbligatorio per chi fa affitti brevi entro il 28 febbraio 2026. Ivan, cosa possiamo dire di più? Allora, all'interno di questa norma approvata dal Parlamento europeo e che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si parla proprio di 2 anni entro i quali tutti i Paesi membri dovranno dotarsi di un patentino valido a livello europeo per fare affitti brevi. Per capire bene come funziona questo patentino, dovremo andare a vedere nel breve i regolamenti attuativi rispetto a questo, che saranno declinati all'interno dei singoli Paesi membri, quindi come l'Italia lo declinerà, come gli altri Paesi lo declineranno. E cioè dire una cosa, che l'unica oggi forma riconosciuta a livello europeo, con certificazione europea, qualificazione e di riconoscimento delle competenze è proprio quella della formazione del QRSP, nel caso nostro Regione Lombardia, o dei vari omologhi QRSP nelle varie regioni d'Italia. Quindi la formazione ICAF sugli affitti brevi è la formazione più prossima a rispettare i requisiti del regolamento europeo. Quando dico più prossima, è soltanto perché dobbiamo capire quale sarà il monte ore effettivo, in questo monte ore come dovranno essere calibrati i programmi. Il consiglio che io mi sento di dare è il seguente: acquisite questa competenza attraverso la formazione all'interno dei QRSP, quindi con la certificazione spendibile a livello europeo, subito, prima che arrivino i regolamenti attuativi, perché almeno avete rientrate in quella categoria professionale che ha già acquisito un requisito. Se questo requisito sarà sufficiente, ce lo diranno i regolamenti attuativi. Se questo requisito sarà da integrare, ce lo diranno. Spesso cosa avviene? Avviene che certi soggetti e certe categorie professionali rimangono escluse dall'accesso a una professione. Quando si ha già un'abilitazione, questa esclusione in genere è un'eccezione e quindi avviene ed è avvenuto per tutte le figure professionali, quella di iniziare con delle regole e poi via via accrescerne, ad aggravarne i requisiti. Pertanto oggi esiste una formazione coerente col nuovo regolamento europeo, che è la formazione ICAF, nel gestore professionale degli affitti brevi e nel gestore professionale delle OTA. Ci sono delle competenze che qualificano poi un profilo professionale, quindi l'obiettivo è arrivare ad acquisire il profilo professionale. Una volta che avete acquisito il profilo professionale, quando si arriverà all'entrata in vigore del regolamento, capiremo in che misura questo sarà stato sufficiente e in che misura questo richiederà di un'integrazione. Però almeno chi ha queste caratteristiche non sarà escluso dall'accesso alla professione. Secondo te, per quanto riguarda le forme di erogazione di questo servizio, ecco, credi che possano esserci delle esclusioni o riguarderà tutte le forme di erogazione di questo servizio degli affitti brevi? Comunemente questo servizio viene erogato sotto forma di LT, locazione turistica, sotto forma di CAV, case e appartamenti per vacanze, sotto forma di foresterie regionali, sotto forma di affittacamere, sotto forma di B&B. Tutto questo, a parte l'affittacamere, può essere fatto sia da privati sia in forma imprenditoriale, mentre l'affittacamere può essere fatto esclusivamente in forma imprenditoriale. Questo è lo scenario italiano.
Ogni regione appartenente all'Unione Europea ha delle proprie forme diverse di abilitazione. Ecco perché occorrerà creare un elemento di collegamento tra la norma europea e le norme Ogni domestiche. stato ha la sua La sua declinazione. declinazione, e quindi questa norma in ogni stato dovrà essere declinata in una diversa maniera. Mi viene da pensare una cosa, non andando ad analizzare i lavori del Parlamento europeo che hanno portato a questo nuovo regolamento, direi che la locazione turistica dovrebbe essere, la LT dovrebbe essere salva. E tutte le altre forme dovrebbero imporre il patentino, perché la LT è locazione e in Italia la locazione fa parte dei diritti tutelati dalla Costituzione come sfruttamento della proprietà privata, mentre l'erogazione di un servizio extraalberghiero, quali sono tutte le altre forme, effettivamente potrebbero richiedere un patentino. Ragionando come ragionerebbe il legislatore italiano, secondo una mia interpretazione da giurista. Andando a guardare i lavori parlamentari del Parlamento europeo, l'obiettivo della norma, leggo testualmente, è proteggere i consumatori da offerte online fraudolente. Quindi a questo punto mi verrebbe da pensare che se devi mettere online il tuo immobile, hai l'obbligo di avere il patentino. In questo caso anche l'LT finirebbe all'interno di questa casistica. Pertanto, se l'OCI breve non online, passaparola non online, non hai bisogno del patentino. Se l'occhi breve online, hai bisogno del Online patentino. si intende con, a prescindere dall'intermediazione alla disintermediazione, Eh che sì, io o abbia un sito o che io... un'inserzione, o una Ok, banale inserzione. Ho un sito, metto un'inserzione pubblicitaria, oppure vado su Nota, sono online. certo. Online si contrappone all'offline. L'offline è la relazione fisica tra soggetti. L'online è il web, ma come si fa a pensare che un'attività economica di questo tipo possa Nel essere 2024. nel 2024 possa essere offline? Penso che sia impensabile. Voglio darvi soltanto due dati, Ilaria, prima di concludere. 493 voti a favore i parlamentari europei, 14 contrari e 33 astenuti. Il futuro è chiaro. 493 voti sono a favore del patentino per fare affitti brevi. Altro aspetto, questo non lo sapevo, l'ho letto informandomi per preparare questa puntata, non lo sapevo. Nel mondo, non in Italia, c'è un podio nel quale, recependo i dati di Airbnb, piattaforma OTA, che insieme a Booking è una delle, VRBO è una delle più diffuse al mondo, c'è il podio del numero di unità immobiliari, appartamenti, e del numero di camere, stanze, messe su Airbnb. Quali sono i tre paesi nel mondo sul podio? Primo, secondo e terzo posto. Primo, gli Stati Uniti, sono enormi. Vabbè, giustamente, sì. Secondo, la Francia. Ok. Terzo, l'Italia. Quindi tenete conto che questo è un business enorme, enorme. Quante sono le case oggi su Airbnb? 300.000 case su Airbnb. Quante sono le camere su Airbnb? Quindi non le case, ma le camere. Io pensavo di più, perché le camere pensavo fossero più delle case. Sono 100.000. Tra case e camere, quindi tra CAV barra LT, che sono le case, B&B barra affittacamere, che sono le Sì. camere, abbiamo 400.000 soluzioni alloggiative, quasi mezzo milione di soluzioni alloggiative su Airbnb. Poi c'è Booking, VRBO e poi c'è tutta l'offerta alberghiera. Siamo terzi sul podio. Arriva il patentino, non facciamoci trovare impreparati, vi aspettiamo in ICAF. Assolutamente sì, quindi per chiunque fosse interessato, tra l'altro, altra info importantissima, questo corso è accessibile sia per chi si trova in uno stato di disoccupazione, quindi che ad oggi appunto è inoccupato, anche per gli studenti, quindi in automatico che appunto sono in cerca di una prima occupazione, ed è gratuito anche per chi ha già invece una partita IVA oppure socio titolare di un'impresa o dipendente di un'azienda che ha la partita IVA aperta in Regione Lombardia.
Lombardia, perché questo corso è accessibile tramite i bandi di Regione Lombardia e quindi di conseguenza ICAF, essendo un ente accreditato per erogare i servizi formativi e al lavoro, può farvi accedere gratuitamente a questi corsi. Quindi mi raccomando, non perdete questa occasione. Ovviamente possono accedervi anche chi non si trova in stato di disoccupazione, chi non ha la partita IVA, quindi un corso autofinanziato in questo caso, ma tutti uscendo con lo stesso identico certificato, quindi titolo di studio, ovvero la certificazione della competenza. Quindi iscrivetevi al nostro corso di gestione imprenditoriale di affitti brevi, allacciato come sempre al nostro piccolo corso, un modulo pratico di 16 ore invece circa l'esperto nella gestione delle piattaforme OTA, e acquisisci questa competenza e quindi questa certificazione spendibile su tutto il territorio europeo. Abbiamo la prossima edizione a settembre, quindi per qualsiasi informazione e iscrizione iscriveteci a formazione@istitutoicaf.it. Io ringrazio il dottor Giordano per essere stato qui con noi anche questa volta. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti voi. Grazie a tutti, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete like e ci vediamo lunedì.